Grazie, bentornata in questo nuovo video. Scusate la mise un po' casalinga, sono un po' struccata, ho messo giusto un po' di farde, ma volevo fare un nuovo video spacchettamento perché appena arrivato il corriere mi ha portato questo pacchetto di Ecoverde. Venerdì, giovedì, venerdì ho fatto un ordine, venerdì lo hanno spedito e oggi che è lunedì è già arrivato, nonostante comunque ci siano le feste in questo periodo. È arrivato e come al solito sono super veloci col Corriere Bartolini. Per chi non lo sapesse, Ecoverde è un sito da cui acquisto da tantissimi, tantissimi anni, ormai parecchio tempo, e vende solo cose eco-bio naturali, quindi mi piace parecchio. Ma vediamo subito cosa c'è. Allora, apriamo il pacchetto, così. Dentro si trova la carta di protezione, poi vediamo quali sono i prodotti. Allora, all'interno trovo innanzitutto questa scatolina qui, e immagino già cosa ci sia. Infatti c'è l'olio di cocco della Cadì, che è un olio di cocco buonissimo, è già la seconda volta che lo prendo. Vi ricordate che la prima volta mi era arrivato rotto? Adesso evidentemente, siccome hanno ricevuto moltissime lamentele perché durante il trasporto le protezioni non erano abbastanza, a quanto pare, hanno deciso di mettere anche, di includere anche la scatola, altrimenti ogni volta arrivava rotto, e infatti adesso è davvero integro. E questo è fantastico, ve lo consiglio per i capelli, per la pelle, per gli impacchi, ha un profumo veramente fenomenale, è un acquisto che rifaccio sempre, cioè rifaccio, che rifaccio adesso per la seconda volta perché è veramente buono. Poi ho acquistato il balsamo concentrato attivo di Biofficina Toscana. Allora, è da tantissimi anni che sento parlare benissimo di questo balsamo. Non ho mai avuto il coraggio di acquistarlo perché costa un pochino, però tutti dicono che dura una vita perché bisogna utilizzarne pochissimo proprio perché è concentrato. E c'è chi lo ama e chi lo odia, forse un po' alcuni sono rimasti male dalle aspettative, magari si aspettavano di più. Quindi vedremo, perché i capelli che, vabbè, adesso li devo lavare, fanno schifissimo, però sulle punte sono veramente secchi. Ho preso, come ogni anno, l'autoabbronzante di Lavera. È un autoabbronzante fantastico, vi dico che vi lascia un colorito ma naturalissimo, non sembra proprio autoabbronzante. E ovviamente è uno di quegli autoabbronzanti graduali, quindi più applicazioni fate durante la settimana più il colore viene intenso. E veramente è già il secondo anno che lo uso. E mi fanno proprio i complimenti per la tintarella che pensano sia vera, in realtà è dell'autoabbronzante. Vi ho fatto anche un video sugli autoabbronzanti do dove ne parlo bene, vi spiego che in realtà non fanno male, anzi quello che fa male di più è il sole. Quindi ve lo lascio qui così magari andate a dare un'occhiata, parlo degli autoabbronzanti in generale. Perché purtroppo da quando ho avuto un eritema solare, dal momento che io ho passato davvero un'adolescenza infelice, nel senso che andavo al sole alle 12 a mezzogiorno, senza protezione solare, tranquilla, mi ustionavo, non mi interessava niente, fino a che un anno, fissata con l'abbronzatura perché volevo diventare bella scura, ho comprato una crema, la Lancaster, se non sbaglio, super autoabbronzante, e mi è venuto un eritema pazzesco. E ogni anno, da quell'anno, appena mi espongo al sole, mi escono brufoli su brufoli su brufoli, divento veramente inguardabile. E quindi ormai ho deciso che utilizzo protezione più alta possibile, e per abbronzarmi vado di autoabbronzante, tanto alla fine l'abbronzatura ti dura quei 2 mesi e poi di nuovo sei a punto a capo perché hai sofferto, la tua pelle in qualche modo ha sofferto per niente per quei 2 mesetti là, o ne almeno 2 mesi, perché non so chi si fa 2 mesi di vacanze perché non abita proprio vicino al mare, hai sofferto quelle 2 settimane, 1 mese, eccetera, per poi vedere l'abbronzatura subito che va via. Quindi ormai opto per questa opzione che è più conveniente. Poi ho ripreso anche quest'anno il Doposole della Lavera, che è un doposole fantastico, ve ne parlo ogni anno, è veramente buono, lo uso anche se ho la pelle irritata durante l'inverno, mi è venuta qualche irritazione a base di aloe e non so come mai è veramente fenomenale. Rinfresca, la pelle diventa subito morbida, ritorna normale, scompaiono tutte le irritazioni, è veramente veramente fantastico. E c'è da dire che quest'anno proverò i solari della Pupa.
Perché me ne hanno inviati loro gratuitamente, come sapete, io collaboro con Puma e mi hanno inviato i solari. Solo che il dopo so, per quanto riguarda i solari, li userò sicuramente perché ho guardato l'inci e non contiene niente di strano, a parte uno, l'SPF 6, che ha l'olio di mandorle dolci. Ho paura che magari sulle gambe va benissimo, ho paura che magari nella schiena possa provocare qualche brufoletto. Comunque, quello vedrò. Invece, vabbè, l'inci comunque dei solari non è male. Invece, cioè per le mie esigenze, poi vabbè, chi compra solo solari bio sicuramente non penso che gli piaceranno. Invece, purtroppo il doposole ha la paraffina e è un problema che riscontro in tantissimi doposole. Ovviamente non in questi bio, però nel doposole di Puva, nel doposole di Aven che mi avevano dato in omaggio, perché solitamente io compro sempre solari Aven, paraffina al primo posto. Adesso, se io che già ho la tendenza ad avere i brufoli in estate, mi metto il doposole con la paraffina, cioè divento piena un brufolo unico. Quindi non capisco perché continuano a mettere questa paraffina, che vabbè, per le pelli normali non succede niente, però per chi ha già una tendenza ad acne e cose del genere è veramente la fine. Quindi quello lo darò a mia madre e userò il mio carissimo Lavera. Poi vi dirò anche come mi trovo con i solari Pupa, come mi sono trovata, se bene o se sono dovuta tornare a quelli a vedere. Comunque andiamo avanti. Poi mi pare che ci fosse qualche sconto. Comunque volevo una crema per il corpo e provo questa qua della Benecos, che mi pare sia al limone. In realtà non uso mai, non ho mai usato questa marca, se non sbaglio, come crema per il corpo. Uso sempre la Vera, con cui mi trovo bene, ma questa costava veramente poco, 150 ml. Non ricordo adesso bene quanto io l'abbia pagata. Pochissimo, 3,49 euro. Non ricordavo di averla pagata così poco. Comunque l'ho pagata ben 3,49 euro, se non sbaglio. Cioè, proprio pochissimo per 150 ml. Almeno 7, 8, 10 euro li spendo. Quindi per una crema bio vi farò sapere com'è. Poi ho comprato anche la crema per le mani, sempre della Benecos, ma per usarla sui capelli, perché ho sentito che molte persone, non so se conoscete la Fito, già ve ne avevo parlato in un video, è una crema per i capelli, fatta apposta per i capelli, la Fito, si mette sui capelli asciutti e li rinvigorisce, li nutre. L'ho usata per 2-3 mesetti, solo che ha un costo abbastanza elevato e per poco prodotto. Quindi ho deciso, quindi cercando su internet delle alternative, ho trovato questa, che in realtà è una crema per le mani, ma dicono vada bene anche da utilizzare come crema per i capelli, per chi l'ha provata. E questa costa 1,99 euro, quindi vedrò, al massimo la userò per le mani. E poi ultima scoperta, diciamo, eccolo qua in questo pacchettino qua, ben protetto da queste pacchetto con le bollicine, questo deodorante qui della Schmitz. È un deodorante particolare che avevo visto in un video di Marta, Sweet Beauty, e si mette con questa palettina. Non vedo l'ora di usarlo perché dicono che è un deodorante bio. Il mio problema non è che voglio un deodorante bio, perché a me già i deodoranti senza sali d'alluminio non funzionano. A me serve un deodorante fortissimo, perché purtroppo non mi funziona nessuno, figuriamoci quelli con senza sali d'alluminio o quelli bio. Però ho sentito in un video di Marta, Sweet Beauty 1990, e anche in altre recensioni, che questo è il deodorante del secolo, nel senso che è ancora meglio dei deodoranti da supermercato con i sali d'alluminio. E questo qua ovviamente è di quelli eco bio, quindi non dovrebbe avere nemmeno componenti dannosi. Diciamo, c'è questo piccolo inconveniente: io di solito uso il borotalco, quindi quello proprio borotalco, deodorante borotalco, quindi quello è ovviamente aggressivo e ancora fino, nemmeno tanto rispetto ad altri. Questo invece è spray, questo invece si applica con la spatolina. Dicono che sia buonissimo, vi farò sapere com'è, perché davvero leggendo le recensioni tutti dicevano è buonissimo, non ho mai trovato un deodorante così buono, ma neanche tra quelli bio, proprio tra quelli bio e non bio. Quindi spero davvero che sia così per risolvere una volta per tutte questo problema. E poi alla fine mi hanno lasciato tre campioncini. Purtroppo niente, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, se voi avete qualche prodotto particolare da consigliarmi, se avete già acquistato da questo sito e ne avete acquistati da altri. Anzi, ora che ci penso, vi metto nell'info box un codice sconto di un altro sito EcoBio, che però non ho, da cui non ho mai acquistato. Mi ha contattato la ragazza, se non sbaglio si chiama Primo Bio il sito, per dirmi se volevo lasciare a voi follower un codice sconto per il loro sito, che è EcoBio. Quindi
quindi è del 5% se non sbaglio. Ve lo lascio nell'info box, così se volete prendere qualcosa di bio, magari ho visto che ci sono diverse marche, tipo Bioficina Toscana e altro, magari vi può essere utile. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!